dove l'essere vuol dire. Però io ho fatto l'esperienza quest'estate con la SAI, un'associazione di animazione interculturale, di occupare con un tendone il Valentino. Beh, questi ragazzi, chiaro che c'erano i tossicodipendenti che venivano lì perché erano sempre andati lì a comprare la droga, si sono spostati, però insieme a questo la gente del posto, la gente normale, è gente normale. I volontari però in quel quartiere lì sono, credo, il doppio di questo quartiere, che pur essendo piccolo. E allora vuol dire che le risorse umane, se tu le sfrutti, diventano interessanti. Cioè non si combatte solo con la repressione, vorrei dire, la sicurezza non si ritrova con la repressione, si ritrova col recupero dell'attività delle persone, col volontariato, con attività culturali, con attività sociali, eccetera, dai bambini ai grandi, tutta l'età, bisogna fare questo. Ok, allora passiamo solo più un'ultima cosa, pensiamo al futuro. Lei come vede questo quartiere, insomma, tra qualche anno? Quali sono secondo lei gli aspetti che nel tempo dovrebbero essere valorizzati e quali invece quelli a rischio di degrado? Non vedo posti a rischio di degrado proprio, se non ci mettono qua qualche struttura che, voglio dire, se ci mettessero un CPT, il rischio è che degradi questa zona, non perché il CPT sia degradato, il CPT è chiuso, quindi, ma voglio dire, può crearsi dei problemi. Ma se in questo quartiere venisse fuori, per esempio, una delle cose che manca è un pezzo di università, perché la città, no? Se venisse fuori dopo via Bologna, lì ai Tabacchi, qui, che comunque è vicina a questa zona, l'università, questo potrebbe diventare un quartiere non economicamente, vorrei dire, da valorizzare di più, però diventare un quartiere dove ci sono anche altro tipo di risorse, perché l'università ti porta comunque 2-3 mila ragazzi giovani che hanno cultura, ti porta 200-300 professori che possono essere degli strumenti interessanti in questo. Quindi a me non sembra che sia un quartiere a rischio di degrado. Il rischio di degrado è se in questo quartiere viene abbandonato, cioè non si fanno attività, diciamo, culturali, attività sociali che coinvolgano la gente. Ma questo è un quartiere che storicamente è il quartiere dove la parte nord di Torino, da Porta Palazzi in su, c'è mezza la città. Come hanno, diciamo, in qualche modo architettonicamente migliorato la Falchiera, possono benissimo migliorare ancora questo quartiere. Cioè, se questo quartiere viene in qualche modo migliorato ancora come strutture, già è diventato interessante, ma se migliorano le strutture non credo ci sia un posto, non vedo proprio un posto dove dico, tutti i posti se vengono abbandonati c'è il rischio di degrado, ma qui non ne vedo di quelli abbandonati. Ecco, venisse abbandonato per esempio l'attività sportiva in questa zona qua, al centrocampo diventerebbe una zona di degrado, perché è talmente grande, se non viene seguita, se non viene gestita, diventa degradato, certamente, ma il resto anche le case popolari, non so, di via Chedini, via di altre vie, non le vedo, non vedo che abbiano creato dei problemi. Sono case popolari, ma sono case popolari abitate da gente normale, con all'inizio dei problemi, poi questi problemi vengono affrontati. Io la ringrazio, queste domande mi hanno fatto Ti posso dire sorridere. una cosa, sì, posso aggiungere questo, che secondo me sarà un quartiere che se continua come ora, continuano a costruire, eccetera, sarà un quartiere particolarmente abitato dagli immigrati, perché ha dei costi bassi, cioè rispetto a tutte le zone uguali, cioè che hanno le stesse strutture, eccetera. E essendo molto abitata, è una zona con rischio, con
che potrebbe avere una forte presenza di immigrati. Questo sì. Quindi bisogna prepararsi ad affrontare il problema, quindi affrontare il problema dell'immigrazione come un problema serio, come lo è, cioè non con delle nuove leggi di repressione come è stato fatto ultimamente, ma con delle leggi che aiutino gli stranieri a entrare nel tessuto della città, quindi siano attivi dalle parrocchie ai centri, ai gruppi, alle attività sportive, agli oratori, eccetera. Ecco, se si fa questo lavoro qui non ci sono rischi, secondo me, e diventa un quartiere più vivibile ancora, più vivibile anche dal punto di vista culturale, sociale, eccetera. Ma se no diversamente è un quartiere dove io ci sto bene. Cioè, io lo dico sempre, io non lo cambierei con Crocetta, perché conosco Crocetta dal punto di vista negativo. Cioè, conosco come nei quartieri di valore economico e qualche volta anche culturale, c'è un isolamento, la gente non si parla, non si conosce. Qui nella mia casa ci conosciamo tutti, e sono 1.000 persone. Ecco, non è una cosa da poco che 1.000 persone si conoscono. Se 1.000 persone si conoscono, forse hanno qualche dubbio, ma hanno anche. Cioè, quando è ora di aiutarci, ci aiutiamo a vicenda, ci parliamo, ci diciamo le cose, eccetera. Mi pare una cosa buona. E l'altra cosa è che è un quartiere che, avendo nell'ultimo periodo molte case nuove, ha molti giovani. E quindi questo è un dato positivo. Quindi non è un quartiere vecchissimo di Torino, è un quartiere dove sovente ci sono molti anziani, un certo numero di anziani, però ci sono anche molti giovani, famiglie giovani che vengono a stare in queste case, no? E ci sono anche famiglie di stranieri. Ultimamente ho visto due famiglie di marocchini, che sono, una lo conosco, era un mio amico che ha 4 figli e l'altra ne ha 2 o 3, non so. Quindi famiglie che hanno 30 anni, quindi che sono il futuro del quartiere. E quindi il quartiere dovrà attrezzarsi sui servizi, oltre che sulle biblioteche, sui servizi tipo scuole per l'infanzia, eccetera. Ecco, poi far funzionare i servizi sociali, perché mi pare che, essendo aumentata la popolazione in questo quartiere, le famiglie numerose hanno perso capacità economica, e quindi diciamo, i servizi sociali hanno molto lavoro, ma avere lavoro non vuol dire essere un quartiere degradato, vuol dire essere un quartiere forse più povero, ma non vuol dire essere, se uno è povero non è degradato, è un'altra cosa. Grazie. Grazie.